quanto è contento il presidente dopo questa reazione dopo la partita di Verona. Buonasera presidente. Sono ammalato ma tanto contento. Ecco, intanto diciamo quindi qualche linea di qualche decimo di febbre, passa dai. Speriamo presto. Partita interpretata forse in maniera diversa rispetto alle ultime, però il Pescara non ha concesso praticamente nulla al Venezia e questa già è una notizia rispetto a quanto abbiamo visto nell'ultimo periodo, ha trovato questo grande Eurogol di Brugman. Sì, ma potevamo fare gol anche prima e credo che ci sia stato almeno un'occasione, un rigore non visto dall'arbitro nel primo tempo, però penso che Pescara ha meritato ampiamente questa vittoria. Fondamentale per rilanciarsi in classifica, no? Anche perché questo Brescia non si ferma più, soprattutto negli ultimi secondi di gioco. No, fondamentale per continuare questa striscia positiva e per ridare entusiasmo. Aveva detto dopo la partita di Verona, proprio al nostro Massimo Profeta che è in studio, chiedo un piano B, questa frase ha fatto un po' il giro tra tutti gli addetti ai lavori, è contento di come ha risposto la squadra e di come Pillon ha blindato questo risultato cambiando sostanzialmente l'assetto della squadra, mostrando un bel piano B. Mancavano gli interpreti, abbiamo detto sia io che il mister, nel momento in cui rientrano tutti è chiaro che il piano B è più semplice. Ma in quella scena tutto chiarito, quindi non c'è stata nessuna tensione, lo possiamo dire definitivamente. Ma non c'era nulla da chiarire col mister, perché col mister parliamo tutti i giorni e lui sa quello che penso io, non sono mai intervenuto su aspetti tecnici, non lo farò mai, però è chiaro che un presidente deve dire anche la sua qualche volta, se no è inutile che sto qua. So che la voce è poca, presidente, chiedo le ultime tre cose. La prima, insomma, il pubblico non era poco numericamente come numeri, però orario strano, faceva freddo, il solito discorso. Certo, giochiamo in tutte le ore del giorno, è chiaro che alle 7 c'è ancora gente che lavora e soprattutto faceva freddo. Per quanto riguarda quanto successo ieri nella partita dell'Inter, io vorrei anche un po' il pensiero del presidente Sebastiani su questa situazione su Koulibaly e le forti richieste fatte oggi dal questore di Milano, addirittura chiesti 3 mesi. Alla curva, di curva chiusa. Ma a me dispiace perché poi in queste situazioni pagano tutti, anche per quelli che non c'entrano, anche quelli che non c'entrano nulla. Però è evidente che bisogna dare un segnale forte, perché non è più concepibile che lo stadio o i dintorni di uno stadio diventino una zona franca. Negli altri paesi sono riusciti a risolvere questo problema, ci possiamo riuscire anche noi in Italia, perché non si deve arrivare ai casi limiti, soprattutto credo che quello che sia successo fuori sia molto più grave, perché quando ci scappa il morto sicuramente stiamo parlando di altro, una partita di calcio, però bene fa il calcio a non fermarsi, però a dare un segnale forte. L'ultima presidente la spendo sul mercato, la situazione di Luca Leone e il tecnico Pillon ha detto che avete parlato e che vi ha espresso le sue esigenze e che siete d'accordo. Quali sono le esigenze e qual è la situazione di Leone? Ma la situazione di Leone ha un contratto con noi in scadenza, è chiaro che ha delle situazioni in piedi, ne abbiamo parlato, anche perché lui onestamente a casa sua si sente un po' limitato, diciamo così, poi si sa che essere profeti in patria non è mai facile, se c'è questa possibilità, siccome Luca prima di tutto è un mio amico, lo conosco che lui era un ragazzino, io ero un po' più grande di lui, quindi non ci saranno sicuramente problemi a risolvere il contratto per dargli spazio e fargli fare qualcosa che gli piace di più, quindi nessun problema, soprattutto per il fatto che, ripeto, siamo amici da sempre. Repetto prendere il posto di Leone anche se Repetto ha un ruolo differente, no? Ma Repetto già faceva in pratica quello che facevano in due, il lavoro del direttore, uno più vicino alla squadra, l'altro più in giro, però rimane Giorgio con il quale io lavoro benissimo. Non ha risposto sul mercato con Pillon? Il mercato... Cosa ha chiesto Pillon? Giovedì. Domani ai Colli il mercato, quindi vediamo di farci una passeggiata ai Colli. Va bene presidente, grazie, la salutiamo così, grazie al presidente Sebastiani, ha chiuso con questa battuta simpatica.